decreto sulle intercettazioni, definitivamente no, Mossad. Sull'immunità. Sulle attività culturali, anche a Lucca, provincia. No, io posso dire solo che in questo paese c'è bisogno di serenità, c'è bisogno di buonsenso, di ragionevolezza. Bisogna assolutamente non disperdere lo spirito con cui si era iniziata questa legislatura, cioè lo spirito del dialogo, del confronto rispettoso fra maggioranza e opposizione sui problemi del Paese, perché gli italiani vogliono questo, vogliono delle forze politiche, un Parlamento che si occupino delle cose che davvero interessano il futuro di questo Paese. Io penso che non possiamo vivere in un Paese in cui un giorno si parla di dialogo e il giorno dopo si torna alla contrapposizione permanente e radicale fra gli schieramenti politici. Quando si ritiene che il dialogo sia necessario, indispensabile per il futuro del nostro Paese, bisogna coltivarlo, bisogna perseguirlo, nonostante tutto, nonostante le difficoltà e gli ostacoli che si incontrano sulla strada e sul cammino del confronto e del dialogo. Ma bisogna proseguire con determinazione, con convinzione lungo questa strada del confronto, perché di questo ha bisogno l'Italia. Ministro, scusi, le spaccature interne al PD, red, white, un suo commento? Io penso che noi dobbiamo guardare alle cose essenziali. Non c'è dubbio che con la scelta di Veltroni prima delle elezioni di presentarsi alle elezioni con una unica forza politica non alleata alla sinistra radicale comunista abbia rappresentato un segnale positivo per la nascita anche in Italia di una sinistra autenticamente riformista e di governo, una sinistra socialdemocratica di stampo europeo. Io penso che c'è ancora molto da fare sulla via della formazione di questa sinistra autenticamente riformista, ma penso che questa sia una necessità per il nostro Paese. Penso che anche da parte delle forze politiche della maggioranza di governo e in particolare della forza politica che rappresento, che ancora dobbiamo contribuire a formare, il Partito delle Libertà, dobbiamo guardare con interesse, con attenzione e assecondare per quanto è possibile la formazione in Italia di una sinistra riformista. I fondi per il Puciniano? Ho detto che per quanto riguarda i fondi per il Puciniano c'è un impegno a mantenerli, a garantirli e questo onorerò questo impegno. I finanziamenti per il Maggio Fiorentino, si parlava di 2 milioni di euro che aveva promesso un fondo straordinario il precedente governo, ecco, per salvare questo festival che è uno dei più prestigiosi a livello mondiale. Ho avuto un incontro con il sindaco di Firenze, Domenici, ho incontrato anche il sovrintendente a Napoli in occasione dell'orchestra sinfonica delle due fondazioni liriche del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro San Carlo di Napoli e ho confermato questo impegno. La Verziana al Via, un grande inizio per il caffè con Bondi, un inizio per i giovani con l'horror. Cosa ne pensa, sindaco? Ma allora, intanto è arrivato un caldo eccezionale che ci fa ben sperare e la Verziana comincia con fuochi artificiali perché appunto oggi il ministro dei beni e attività culturali, quindi voglio dire in uno spazio legato alla cultura credo che sia un fatto molto importante. Questo aspetto dell'horror per i ragazzi credo che sia un altro elemento e poi oggi abbiamo anche la grande mostra di Enzo Fiore, quindi questo corollario che completa gli eventi culturali della Versilia credo che anche quest'anno porterà un risultato non da poco. Siamo molto contenti, speriamo che ci sia un ritorno di pubblico importante e qualificato, avremo anche una grande mostra di Alba Gonzales che si inaugurerà intorno al 20 di questo mese, quindi ecco un fatto importante. Poi peraltro la villa in fase di ultimazione, la fabbrica dei Pinoli praticamente ultimata e quindi oggi con la mostra di Fiore daremo anche il via a questo spazio importante che dopo 60 anni è stato ristrutturato. Quindi ampia soddisfazione da parte nostra e francamente un grosso impegno che tutti gli anni vede il Comune di Pietrasanta e anche la Banca della Versilia impegnati, ma con soddisfazione, quindi speriamo di portare un servizio a tutti coloro i quali vorranno visitarci. Comunque non c'è solo Maria di Pietrasanta la Versiliana, c'è anche Pietrasanta, visto che domani sera c'è un importante concerto con il Puciniano. Sì, esatto, domani sera c'è questa iniziativa importante appunto con la Banca della Versilia, il Comune e il Festival Puciniano in piazza Matteotti a Pietrasanta e quindi Pietrasanta riparte perché siamo stati interessati dalla grande mostra di Javier Marin
che si è inaugurata qualche sabato fa. E credo che sia un insieme di prodotto che viene lanciato sul territorio per caratterizzare la Versilia come territorio da visitare, perché se facciamo i conti da Forte dei Marmi sino a Viareggio abbiamo delle iniziative talmente importanti da attirare un pubblico anche qualificato e anche famiglie che vogliono in qualche modo godersi l'estate, godersi le vacanze, ma anche apprezzare qualcosa di culturale che insomma gli porta e gli lascia qualcosa.